largo il patatum della città, largo. La 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 la. Presta bottega che l'alba è già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Carissimi telespettatrici e telespettatori, bentornati a questo appuntamento settimanale. Voglio aprire questo mio incontro con voi leggendo questo brano del Vangelo di San Luca, capitolo 17, versetti 5-10. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a quest'albero: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Chi di voi è stato a messa domenica scorsa avrà capito che questo brano che io ho scelto per questo nostro incontro è quello che avete ascoltato al Vangelo della Messa Domenicale. E il ritornello del Salmo responsoriale diceva così: ascoltate oggi la voce del Signore. Mi colpisce quell'avverbio oggi, l'oggi di Dio, perché l'unico giorno che ci appartiene è oggi. Il passato ormai è passato, non ha più alcuna importanza per noi, sia stato buono, sia stato cattivo, sia stato piacevole, pieno di dolore, ormai è passato. Può rimanere il ricordo. Il futuro non ci appartiene. Chi di noi può dire: ci vediamo domani, ed essere sicuro di vederci domani? Perché ogni momento può essere quello in cui ci sarà richiesta la nostra vita. Io ricordo sempre un esempio, mi pare anche di avervene parlato, di quel signore il quale doveva andare insieme alla moglie per fare alcuni acquisti, ha bussato al portone: scendi, sono qui, andiamo. E quando la moglie è scesa, l'ha trovato con la testa appoggiata al volante, che era morto. Ecco, per quel nostro fratello anche l'oggi non era più niente, era passato. E qui ritorna il richiamo alla fede. Accresci la nostra fede, chiedono gli apostoli. E la risposta di Gesù
è un po' inquietante. Se aveste fede quanto un granello di senape, che è un granello piccolo piccolo, potremmo dire agli alberi di spostarsi e gli alberi si sposterebbero. Cioè dire, avremmo il potere di fare i miracoli. Che cosa è la fede? E la fede, e oltretutto viene in mente la domanda che faccio a me stesso prima di tutto. Io ce l'ho la fede. E in questo momento ognuno di voi che mi ascolta faccia questo interrogativo a se stesso. Io ce l'ho la fede. C'è tanta gente che ancora oggi pensa che avere fede significa dire rosario ogni giorno, più rosario ogni giorno. Significa andare a messa, fare la comunione ogni giorno. E non è vero. Se ci sono delle delusioni per me nella vita, sono venute sempre da parte di gente che sta sempre in chiesa. Io dico sempre che quelli che stanno in chiesa sono pericolosi, perché è segno che non hanno niente da fare. Vanno in chiesa come se andassero alla villa comunale o a sedersi a quelle panchine che sono in piazza Pitagora. La fede è qualcosa di tanto profondo da cambiare la nostra vita. Mentre invece io trovo molta gente e che mi riferiscono questo loro modo di agire, oppure che lo sperimento io stesso. Gente che pettegola, gente che critica, gente maligna, a volte che calunniano. Ho visto delle persone che prendevano per i capelli al momento di fare la comunione un'altra persona di cui erano gelosa. Allora, non è questa la fede. Quando devono istruire la causa di beatificazione di una persona che reputiamo santa, si esamina la vita di quella persona se in tutta la sua vita ha esercitato in modo eroico, la fede, la speranza, la carità. E prima di tutto la fede. E avere la fede significa fidarsi di Dio. Io mi fido di Lui. Io mi metto nelle sue mani, Signore, tu sai che cosa mi farebbe piacere avere in questo momento, o denaro, la promozione dei figli, o la propria promozione a scuola, o un qualsiasi cosa si voglia fare nella nostra vita, io mi raccomando a Dio. Ma questo raccomandarmi è vera fede? Oppure per me è avere fede, ma non lo è. Vedete, c'erano gli ebrei che erano osservanti di tutto. Ricordate quei due, il pubblicano e il fariseo, che salgono al tempio a pregare. Il fariseo si presenta lì davanti all'altare in piedi e dice: Signore, io ti ringrazio per quello che sono. Io osservo le tue leggi, pago i miei tributi alla chiesa, alla sinagoga. Insomma, tutta una serie di osservanze. E Gesù dice del popolo ebraico:
parlandone con il profeta Isaia, che chiede aiuto, protezione per il suo popolo, facendo presente che il popolo di Dio, tu l'hai scelto, Signore, tu l'hai condotto attraverso sentieri impervi nella terra promessa, è tuo questo popolo. Risposta di Gesù: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Perché il Signore non ha bisogno delle nostre preghiere, non ha bisogno delle nostre comunioni, non ha bisogno di niente. Perché non siamo noi, lui, non è Lui che ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. E con questo metodo di essere sempre distratti nella preghiera, perché io noto sempre questa grande distrazione, gente che appena sente aprire la porta si gira per vedere chi è entrato e se può l'accompagna con gli occhi in tutte le masse, le direzioni. E questo qui non è avere la fede. Anche se non si va mai in chiesa, anche se uno, al di là di queste pratiche che noi facciamo ogni giorno, si fida di Dio, è vicino al Signore. Perché la fede significa abbandonarsi a Lui, trascorrere magari delle ore in unione con Lui. Un'ora che ho libera, io la trascorro con Lui, guardandolo, parlandogli, non pregando con preghiere fatte a memoria, ma parlando col proprio cuore. Come stordito il padre del figlio prodigo, il quale a un certo punto dimentica ogni cosa. Perché il figlio è tornato. E basta questo ritorno fatto di fiducia nel padre, nell'amore del padre, perché il padre dimentichi tutto. Non gli dice nemmeno: hai visto, figlio mio, te l'avevo detto che il mondo è cattivo, è pieno di insidie, tu non mi hai voluto ascoltare. Non gliel'ha detto. Gli è corso incontro, l'ha abbracciato, l'ha baciato, perché in quel momento c'è stato questo affidarsi al Padre, affidarsi. Padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come un servo, ma tienimi nella tua casa. È un abbandonarsi a Dio. Ed è da questa fede che scaturisce tutto il resto. Noi ci meravigliamo a volte che anche noi preti non siamo all'altezza della nostra vocazione, non siamo accoglienti, non siamo pronti alle confessioni, non siamo al servizio degli altri. Entriamo, usciamo dalle nostre chiese con tutti i comodi. E non è questo. Io leggevo in questi giorni che i nostri signori deputati, senatori, i nostri onorevoli parlamentari, hanno lì nella sede delle assemblee un parrucchiere a loro disposizione. 136.000 euro all'anno, che sono 11.000 euro al mese. E io mi chiedo, se questa gente avesse fede, cioè a dire avesse Dio nel cuore,
si permetterebbe questa offesa. C'è gente che con 11.000 euro ci vogliono 3 mesi, 4 mesi per averli in mano. E questo ogni mese incassa 11.000 euro che gli diamo noi. Ricordatelo sempre, siamo noi a darglielo. In questi giorni c'è stata una baruffa nella Camera, c'è stata una parte politica che si è rivolta a tutti gli altri e ha detto: siete dei ladri, noi continueremo a chiamarvi ladri. È scoppiata una bagarre, ma è vero, è vero. Non c'è un aggettivo più adatto. Ma come? La gente sta morendo di fame, si suicida perché non può fare la spesa, non può affrontare i figli che gli chiedono pane e lui non sa come poterglielo comprare, se non andandolo a rubare. E questi pretendono che noi paghiamo 11.000 euro al mese perché loro possano tagliarsi i capelli a sbaffo. Assurdo. E adesso si sono fatti un'altra legge per cui anche se non sono eletti il vitalizio lo prendono lo stesso. Anzi, la gente cercherà di non farsi eleggere perché è più comodo stare a casa e avere gli stessi privilegi che avrebbero avuto risultanti vincitori alle elezioni. Ed ecco perché il mondo va male. Non c'è la fede. Mi piacciono queste persone che vedo in chiesa, che fanno stadenia di Rosario, Ave Maria, vieni di grazia. Poi arriva una persona e si voltano per vedere chi è, e salutano, poi si girano dall'altra parte, magari criticano, è arrivata quella. Ma che razza di preghiera è questa? Ma che razza di religiosità è questa? Ma perché non ve ne state a casa vostra? Pettegole che non siete altri. Quelle che fate così, se fossi io il Padre Eterno, è che è troppo buono, io gli dico tu sei ciotto, vi direi ma perché vieni qui? Perché? Vai via, non ti voglio vedere. Vai a prendere in giro qualche altro, perché tu vorresti far capire di essere chissà che cosa, non sei niente. Preferisco quella che non ci viene mai qui, però mi ha sempre nel cuore, mi prega con il cuore e nella sua vita me lo dimostra perché non è pettegola, non dice parolacce, non è invidiosa, non è gelosa, non fa i dispetti agli altri, è caritatevole, è sorridente, è sempre disponibile. Viene una volta alla settimana, se può venire, perché ha una famiglia a cui badare, di cui interessarsi, mentre tu esci dalla mattina alla sera per stare lì in chiesa a pettegolare, a far finta di essere al servizio del Signore e non ci sei. E perché fai questo servizio magari di stirare qualche po' di biancheria della chiesa o di fare il catechismo o di fare la contabilità al parroco? Credi di essere una persona da rispettare e che ha diritto a ogni attenzione? Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. E sappiate che è proprio per questo divario che c'è fra la vostra vita e quello che vorreste dimostrare di essere perché andate in chiesa, c'è la ragione, il motivo per cui il mondo va male. Perché non c'è gente che prega, non c'è gente che cerca il Signore senza interesse,
Non c'è gente che lo ama, ma non perché sta bene, perché ha soldi, perché lo ama. E amando lui, e in lui, e per lui, ama tutti gli altri. E nei limiti delle proprie possibilità, perché non tutti hanno la possibilità di essere vicini fisicamente, socialmente, economicamente, agli altri che hanno bisogno. Ma lo sono, magari dando quel piccolo contributo che si tolgono dalla bocca, si può dire, perché rinunziano a tante cosette che pure sarebbero utili, necessarie per la loro vita, rinunziano perché amano il Signore. Lo amano in voi altri, in ognuno di voi. Lo vedono in ognuno di voi. E vedendolo in ognuno di voi, si prodigano per gli altri, sempre facendo quello che gli è consentito di fare. Perché non è bello lasciare il marito lì appeso davanti a una televisione che magari non è d'accordo che noi stiamo sempre in chiesa, lasciare lui solo, abbandonato a se stesso, e noi andare un po' a passare da una distrazione all'altra, da un luogo di gioco all'altro, nella dissipazione continua, nel pettegolezzo continuo. Miei cari, avete sentito nella stessa domenica, c'è la prima lettura del profeta Abacuc, che davanti al Signore gli dice: fino a quando, Signore, implorerò aiuto e tu non mi ascolti? Perché il mondo va sempre male, come faccio io ad avere fede se vedo che il mondo va male? E a un certo punto il Signore risponde e gli dice: scrivi questa visione che hai di me e incidila bene sulle tavolette perché la si legga speditamente. Una volta non c'erano i quaderni, c'erano queste tavolette impastate di cera su cui si incidevano le parole. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. A questi tali che oggi credono di poter fare il bello e il cattivo tempo solo perché una massa di cretini gli ha dato il voto, gli ricordo che verrà il tempo in cui colui che non ha l'animo retto, e loro non ce l'hanno l'animo retto, perché se dimenticando i bisogni del popolo, un popolo che soffre, che ha avuto fiducia in lui e lo ha mandato a lavorare per lui e vede che dalla mattina alla sera non fanno altro che litigare per una poltrona, litigare per aumentare il loro reddito e renderlo perpetuo per tutta la vita, dimenticando il perché sono lì. Li abbiamo mandati perché sono al nostro servizio. E non possono dire: prima mangio io e poi penso a te. No, sono io il tuo padrone e ti dico: adesso fai queste leggi che mi aiutino a non dover mendicare 4 soldi della pensione di mio padre, di mia madre,
essere a carico della mia famiglia, perché devo guardare te che ti diverti a giocare con il potere. Soccomberai e io, che con la mia fede ho sopportato queste tue manifestazioni veramente inconcepibili e disonorevoli, io vivrò per la mia fede. Io. Miei cari, vedete, qualcuno scambia queste mie parole con un fare antipolitica, non è antipolitica, è fare l'esperienza pratica di ciò che significa religione. La religione è servizio. La religione poggia su queste due colonne, non su tutti i vostri libercoli e libercoline di chiacchiere, di preghiere, le più strane, le più insignificanti. Questi sono i pilastri che il Signore mi ha dato. E io credo più a Lui che non a tutti questi libretti che si vendono, si comprano e si continuano a leggere e a pregare con questi. Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutto te stesso. E c'è un altro comandamento che è simile a questo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. In questi due pilastri sta tutta la fede, la religione, tutto. Il resto è tutta zavorra. Se non dite il rosario non significa niente. Se non amate il prossimo è tutto negativo agli occhi di Dio. Ricordatevi. Non vorrei che vi faceste illusioni. Come che io vado ogni giorno al rosario? Non ci andare, tempo perduto. Perché se non fai quell'altra cosa, di amare Dio e amare il prossimo, è tempo perduto. Capisco che tu non hai niente da fare e quindi tanto per passarlo vai in chiesa a seccare la gente, a litigare perché devi fare la lettura, perché devi dire tu il rosario e non quello. Perché questo succede nelle nostre chiese, o almeno in alcune chiese, dove i preti sono tutti così sciocchi da far comandare quattro donne che fanno il bello e il cattivo tempo, allontanando gli altri dalla chiesa stessa. Anche io nella mia chiesa ho delle collaboratrici a cui va tutta la mia gratitudine, ma non si permettono di fare a modo loro o di dire tu fai questo, io faccio questo, tocca a me e tocca a te. Hanno le direttive a cui ubbidire. Sono autonome nello svolgimento dei loro doveri, ma se si deve fare qualcosa interpellano sempre me. Ed è giusto che sia così, non perché io sia il padrone, ma per confrontarsi e vedere se quello che vogliono fare è in regola con le norme che devono osservare anche loro, come anch'io sono chiamato a osservare le norme che riguardano il mio sacerdozio. Ecco, miei cari, alla base di tutto c'è la fede. Io dico sempre questo: se ognuno di noi la sera, a cominciare dal Papa, scendere al Vescovo, a tutti i preti, a tutti noi, ogni creatura che dice di credere in Dio, alla sera dicesse: oggi cosa ho dato al Signore? Qual è stato il mio atteggiamento verso di Lui? C'è stato quell'amore che avrei dovuto ricambiare perché il suo è grande, immenso, non ha confini? C'è stato in me tutto questo? Oggi il Signore è contento di quello che ho fatto, di come ho agito, di come ho parlato, di come ho trattato gli altri. È contento. E noi lo sappiamo se è contento oppure no, perché sappiamo benissimo
se abbiamo fatto il bene oppure il male. Ecco l'oggi, ascoltate oggi la voce del Signore. È vero che vi sto parlando io, ma quando io vengo, lo dicevo anche ieri sera al cenacolo di preghiera, quando io devo parlare agli altri, prego e chiedo al Signore che metta sulle mie labbra quella parola che deve arrivare al cuore degli altri, che metta sulle mie labbra non quello che io voglio dire, sento di dire, ma quello che Lui vuole che si dica. Perché è per raggiungere Lui che è stata data questa parola. Ed è sempre Lui che parla. Anche se è l'ultimo dei preti di questo mondo, ogni volta che parla a nome del Signore, deve interpretare il pensiero di Dio e parlare di Lui. Lasciare che parli Lui. Lasciare che Dio entri. C'è qualcuno che parla, 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 e alla fine tu ti chiedi, ma che cosa ha detto? Ma chi ha parlato? Il vuoto, il vuoto. Prima di tutto che non ha mai parlato di Dio e non ha mai nominato. Ha fatto sue considerazioni ed elucubrazioni, per cui alla fine uno si domanda, io sono stato qui per un'ora ad ascoltare, ma cosa ha detto? Che cos'è che posso portare a casa nella mia vita e correggermi e cambiare strada e fare qualcosa che piace al Signore? Niente. Perché ha parlato di se stesso. E quando si parla di se stessi non c'è il Signore. Perché se non si parla di Lui si parla sempre a vuoto. Ed è questo l'oggi del Signore. È questo che in questo momento il Signore ha bisogno di dirvi qualcosa che serva per la nostra vita di ogni giorno in modo da cambiarlo questo mondo. Non è vero che non può cambiare il mondo, perché non siamo noi quelli che lo possono cambiare, soltanto Dio, se lo preghiamo e se per primi ascoltiamo la sua voce e la mettiamo in pratica. Perché gli uomini vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli. Grazie per l'ascolto e arrivederci e risentirci alla prossima trasmissione.